Cerchiamo di aiutare i giovani a creare imprese attraverso nuove tecnologie, attraverso dei laboratori innovativi per le loro attrezzature e il loro contenuto, e ci auguriamo che possa essere una struttura importante per creare non solo nuove attività ma anche nuovo lavoro nella nostra città. È nato un nuovo incubatore a Napoli Est, una fabbrica delle idee, una vera e propria officina laboratorio di advanced design e pubblicazione digitale dove sarà possibile fare ricerca e sviluppo e formazione sulle tecnologie. Con un avviso pubblico che si annuncia come una chiamata alle idee, a San Giovanni a Teduccio si cercano quindi innovatori e visionari per il Fab Lab e si offrono percorsi laboratoriali gratuiti per sviluppare competenze e abilità nella fabbricazione digitale. Realizzare quelli che sono i propri sogni nel cassetto e farli diventare magari anche una professione, una piccola impresa, ma volesse anche questa struttura un punto di appoggio per gli artigiani della nostra città. C'è tanto bisogno anche di innovare quelli che sono i processi produttivi artigianali e quindi ci auguriamo che questa struttura, grazie anche ai percorsi di formazione che ci saranno all'interno appunto del Fab Lab, possa diventare un'opportunità per migliorare e innovare quelli che sono i processi artigianali all'interno delle realtà anche storiche che abbiamo appunto nel nostro territorio. Un laboratorio di qualità, un laboratorio aperto agli innovatori, aperto alle scuole, quindi con una forte sinergia col sistema scolastico della città e di questa parte di territorio, aperto alle start-up. E questo è un altro piccolo tassello di un percorso che noi stiamo portando avanti per rafforzare la capacità innovativa della città. Lo facciamo a Napoli Est, che è uno dei luoghi dove maggiormente la transizione digitale ha preso piede, con il polo di San Giovanni, con le tante aziende che si sono insediate qui e con quelle che stiamo spingendo ad insediarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. È un'azione che fa parte del lavoro dell'amministrazione comunale e che va in cui proprio spinge in questa forte direzione di innovazione, giovani, lavoro, nuova impresa. Questa è la strada di una Napoli del futuro che deve far leva sull'innovazione e sulle due grandi sfide del futuro, la transizione digitale e la transizione ambientale. Questa è la Napoli che noi vogliamo costruire.